Amici Intenuti, sono in compagnia del maestro Carmelo Mantione ed si è appena concluso un evento veramente fantastico che ha coinvolto il pubblico e che ha avuto un grandissimo successo, il concerto di Capodanno del Coro Polifonico e dell'Orchestra. Prego maestro, quali sono stati i brani seguiti? Allora, abbiamo avuto un repertorio che comprendeva sia cose celebri, brani celebri come i Walzer di Strauss e la Sinfonia per esempio di Rossini del Barbiere di Siviglia, ma anche i brani più ricercati come un brano di Cimarosa tratto dalla Vergine del Sole e un brano di Saint-Saëns per pianoforte e archi. Quindi abbiamo unito, diciamo, sia la tradizione viennese con la tradizione operistica italiana, perché abbiamo avuto anche dei brani d'opera dall'Elisir d'Amore, poi abbiamo avuto il celebre Coro del Nabucco. Insomma, abbiamo cercato di venire incontro al pubblico con brani conosciuti e altri più ricercati. Abbiamo visto anche la danza storica, erano presenti anche i ballerini. Sì, esatto, abbiamo avuto dei ballerini in ambito d'epoca che hanno appunto arricchito la serata e che sono della scuola di Clara Brunetti.